ragazzi, sono Alex e bentornati su Minecraft in una mappa molto particolare, perché sì, oggi siamo su 30 modi per morire, ovvero noi per completare questa mappa dovremo per ogni singolo livello riuscire a morire. Sì che non è buona. Non so perché, ma una strana voce mi dice che andrà a finire male, non lo so. Cominciamo, primo livello, full damage. Ok, qua dobbiamo morire, probabilmente prendendo danno da caduta. Buongiorno signor pulsante, what to do? Cosa da fare? Cosa devo fare? Stacca 5 blocchi. Ok raga, qui dobbiamo fare una torre di 5 blocchi e poi sfarcellarci semplicemente al suolo. Ah, ma è ronco, ma c'era un cestino. Dicevo, come faccio a trovare i 5 blocchi? Devo farmarli così a caso. Eh no, c'era la cestina, ragazzi. La cestina magica. Adesso facciamo la torre e ci sbattiamo di sotto. Evviva. 3, 4 e 5. Ok, adesso sentiremo un po' male. Aia, ok. Adesso, ti faccio anche gli scalini, così posso risalire. Che spettacolo. Mettiamo sugli scalini. Ok, adesso dobbiamo fare un po' di su e giù e morire di continuo. Spero di metterci poco. Aia, ok. Prossima volta. Ok. Aia. Ok. Primo livello completato. Questo è abbastanza facile quanto doloroso. Comunque, vediamo il secondo livello come sarà e speriamo bene. Ok, secondo livello abbiamo water. Ragazzi, forse qua dobbiamo annegare. Ragazzi miei, vediamo cosa ci dà il cestino magico. Il cestino magico ci dà dei blocchi, ci dà un piccone di ferro, abbiamo un secchio d'acqua. Quindi ragazzi, presumo che dovremmo fare un pozzo e inzupparci dentro come fossimo dei biscotti dentro al tè. Mi piace. Ma guardate, anche il muratore mi tocca fare per morire. Ma non è possibile sta cosa. Adesso mettiamo un po' di acqua qua dentro. Signora acqua, va dentro che mi devo inzuppare. Ok, adesso aspettiamo che finiscano le bolle d'acqua e dopo direi che siamo letteralmente defunti. Quindi aspettiamo qualche secondo che il nostro biscotto si inzuppi per bene. Dopodiché la vita ci abbandonerà e saremo per sempre là di là. Ma contenti perché avremo superato il secondo livello. Ancora poco. Oh, ok. Ok, siamo annegati. Secondo livello completato. Va bene. Livello 3, abbiamo il lava fall. La caduta nella lava. Signori, cosa dobbiamo fare qui? I don't know. Ah, ma un dropper, raga, è un dropper questo. Ok, pronti? Si vola, si vola, si vola, si vola, si vola. Dove mi sono sfracellato non l'ho capito. Ok, riproviamo. Attenzione. Ma no, ero dentro. Come ho fatto? Ero dentro, la lava. Vediamo se c'è il trucchetto magico. Vediamo se c'è il trucchetto magico. Livello 4, antigravità. Presumo che dovremmo morire per la gravità. Per l'assenza di gravità, pardon. Signora pozione, mi faccia vedere la magia, per favore. Mi faccia... Oh, ok, ho capito. Anche qui dobbiamo volare di sotto. Ok. Oh yeah, ok, ancora. È un po' sadico come gioco. Oh yeah, non è che sia tanto... Oh, quanto ci vuole ancora? Ok, siamo morti per la gravità. È anche il quarto livello finito. Allora, questi livelli hanno uno meno senso dell'altro. Comunque, redstone, ragazzi. Forse qua si lavora sulla redstone. E questo devo dire che mi piace. Finalmente un congegno di redstone maleficissimo. Abbiamo un sacco di cose molto interessanti che dobbiamo di crearci. Una macchina da suicidio, possiamo chiamarla così? Una bellissima macchina trappola da suicidio. A few moments later. Allora, penso possa funzionare. Vediamo se metto questa. Ah, ok, si funziona. Funziona, perfetto. Un dispenser semplicemente con delle frecce come le... Spara addosso e mi... Aia. Ecco. Ma finirò bene questa tortura. Ok, ok. Che questo livello è completato. Quinto livello è completato. Siamo morti come degli spiedini. Ma comunque l'abbiamo finito. Che bello. Livello 6, la palla di fuoco. Abbiamo della netherrack e abbiamo una palla di fuoco. Forse ho già in mente un'idea veramente malsana. Anche l'unica che ci può permettere di suicidarci. E... arrogo come streghe. Signora strega, lei non lo deve fare il minestrone, perché solo le streghe fanno i mistrugli, gli intrugli. Mi faccio della pasta asciutta. Appunto, questi intrugli malefici chiamati minestrone non li vogliamo mangiare. Quindi bruci, signora strega. Bruci, a morte. Livello completato. Ma mi devo accettare una gamba, quindi non ho capito cosa devo fare. Ah, ma c'è la pianta. Non l'avevo vista, ce l'avevo dietro. Ragazzi, dobbiamo fare il boscaiolo. Mi devo tagliare la pianta, ma cosa c'è? Ok. Simpatici, che bello. Carino. Sì. Beh, siamo morti. Ma come sono belle le morti ignoranti. Facciamo tipo così. Allora, adesso vado sopra qui e mi spiattello la l'incudine in faccia, che mi verrà la faccia piatta. Aia, lo sapevo. È da finire qua, però almeno arriva tanto l'incudine. Quindi non ci mettiamo troppo tempo. Un'altra incudine, per favore, faccia piano. È veloce e indolore, devo dire. Allora, livello 9, il letto del void. Il letto del void. Come fare questo? Devo andare a letto, devo dormire. Vabbè, non posso.
Però io voglio farmi una casa, perché non dormo così che poi mi assalgono i lupi. Ho paura dei lupi. Devo farmi sicuramente un po' di cose intorno alla casa, perché altrimenti i ragazzoni mi vengono a salire e mi uccidono, mi fanno male i lupi. Ah, ma c'era il cartello giorno e notte? Cioè, sono in un 4x4, non li ho visti questi prima. Quale disagio mentale mi sta colpendo in questo momento? Ok, posso andare a dormire, in teoria adesso non mi attaccano più i lupi, almeno che non mi chiuda. Quindi chiudate, ma ragazzi, ve l'ho detto, non mi devono venire addosso i lupi. Ok, andiamo a dormire. E possiamo alzarci, è venuta mattina, che dite ragazzi? What? Salta, salta, salto, salto, io salto, cosa devo fare? Devo saltare e basta, devo... Ma non so se sto gioco mi stia trollando o se funziona esattamente così. Livello 10, il Nether. Ragazzi, facciamo un portale qua. Facciamo un super portale, andiamo nel Nether a bruciare in mezzo alla lava, ragazzi. Tira lente, tira la... Facciamo questo, cosa qui? Questo, cosa qui? Allora, un altro blocco ancora. Signor blocco, si metta per favore lì. Da bravo. Ok, chiudiamo qui. Signori miei, acciarino magico e si va nel Nether. Pronti? Olè! Ok, adesso vediamo di visuale un po' distorta. Ci stiamo teletrasportando, signori. Ok, caricamento terreno. Siamo pronti per viaggiare. Possiamo dire all'inferno? Più o meno. Signori, ok. Siamo finalmente nel Nether. E io non vedo l'ora di trovare un po' di lava. Un po' di... Oh, il fuoco! Il magico fuoco! Mi faccia diventare una bracciola! Mi arrostisca. Mi faccia arrosto. Però. No, la lava, la mia lava agognata, ragazzi. Quindi lo farò per voi, soprattutto perché da quando ho iniziato il video che vi dico che voglio morire nella lava e ce l'abbiamo finalmente fatta. Evviva, sono bruciato come un tacchino quando viene dimenticato nel forno. Comunque, livello 11, the end, land. Devo fare un portale anche adesso, ragazzi. Un semplicissimo portale? I think yes. Penso. Signori, vediamo. Sì, 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 ragazzi, facciamo un altro portale, lol, 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 lol. 3, 2, 1, olè. Ok, abbiamo creato finalmente un portale per l'end, signori. Un altro viaggetto ce lo facciamo, adesso dovrò sicuramente andare a morire da qualche... Ok. Tutto molto bello. Ma non ho capito, ma perché mi ha preso per una talpa che devo stare qui sotto a fare il talpone, ma scusa. Evez, salve signor Drago, come sta? Tutto bene? Famiglia, casa, le cose. Mi potrebbe dare un altro morso? Mangiarmi, perché devo finire il livello. Mi mangi, signor Drago, venga a mangiare. Signor Drago, mi può venire a pappare, per favore? Da bravissimo, un altro morso, un altro piccolo morso, per favore, mi morda, per favore, signor Drago. Sì, 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 così, 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 signori, ce l'abbiamo fatta finalmente questo livello completato. Ci ha messo un posto Drago a venirci a mangiare, ma si vede che era un pochino timido. Comunque, livello completato. La cosa importante è che siamo appunto morti. Ragazzi, chiamatemi Robespiedo. Robespiedo perché è un pochino versione tarocca. Ma riesco a colpirmi? Ecco, dicevo, riesco a colpirmi una volta. Cioè, non ho capito. Da. Aia, ok. Ok, ci metteremo un pochino. Sarà un pochino doloroso, ma qualcosa lo devo fare, ripeto. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Questo livello è completato, è abbastanza ignorante, ma siamo riusciti a fare anche questo. Il prossimo, affamato. Mi si era proposto un pasto vegano, la pozione dell'eterna fame. Indovinate cosa ho scelto. Livello 14, l'Ender Pearl. Adesso io presumo che dovremmo fare tipo sempre lo sfrittellamento magico, il magico sfrittellamento che mi farà diventare una piadina forte di sbattere la faccia contro il soffitto. Signori, livello completato, prossimo livello, le pozioni. Cosa dobbiamo fare? Indovina la pozione che ti darà il danno istantaneo. Ok, quindi dovrebbe esserci qua dentro una pozione che mi dà danno istantaneo e che mi uccide. E dobbiamo indovinare qual è. Dite che prendiamo quella centrale. Proviamo, facciamo una cosa magica. Prendiamo quella lì che andiamo subito sull'ostia, ragazzi. Proviamo. Why not, ragazzi? Why not bere subito questo tipo di pozione? Why not? No, non siamo morti. Ok, non siamo morti, ma ragazzi, sono nella prima sarà la seconda. Diciamo, questo era il riscaldamento. Lo avevamo leggermente setto dopo la missione della fame di prima. Adesso io metterei anche il berretto magico della strega, che magari serve questo. E la seconda che prendiamo questa dei piedi, no? La seconda che è quella che magari sa di piedi e... Sì, questa sapeva di piedi. Livello 16. Dobbiamo soffocare. Ma sono tutti così simpatici questi livelli. Ah, ok, okay, ho già capito, ragazzi. Dobbiamo soffocare nella sabbia. Dai, radiante, andrò qua sotto la sabbia. Mi soffocherà, signora sabbia. Faccio solo. Quanto può non avere senso questa mappa, raga, vi prego. Provatela perché è divertentissima quanto ignorante. Livello 17. Cosa c'è da fare? Non lo so, me lo dico. Livello 18, la stregoneria.
Signori, secondo me dovremmo diventare delle famelliche fattucchiere. Penso proprio di sì. Guardate quante cose malefiche che abbiamo, ragazzi. Ah, 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 verruca del Nether, un'anguria, abbiamo delle polvere. Ok, signori, ce l'abbiamo finalmente fatta. Siamo defunti. Livello 18, completato. Livello 19. Guarda in su. Perché devo guardare in su? Cosa succede? Cosa mi mollerà giù quel coso? Cosa mi mollerà giù? Ah, ho capito! Devo andare all'altro mondo. Beh, poteva farlo in modo un pochino più carino. Così se mi sembra di essere a Baghdad, esplodo con le bombe. Basta, queste bombe la smettete un po'. Ma basta! Ma fatemi morire in un altro modo, sempre saltato per aria. Non ho capito sta cosa. Il tunnel maiale. Signor tunnel maiale, ma io cosa devo fare? Mi faccia capire un attimo la cosa. Io cosa devo... Devo cavalcare un suino. Sì, 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 presumo di dover cavalcare Messer Porcello. Signor Messere, si prepari perché io la battezzo nel nome del bacon e delle costine di maiale. Adesso per favore mi faccia montare che deve guidarmi alla salvezza. Mi guidi alla vittoria, signor... Signor Porcello, mi guidi alla vittoria. Mi deve seguire la carota, signor maiale. Mi segue la carota? Ma perché non me la... Non, è diventato carnivoro. La vuole la carota, per favore. Vieni. Cioè, questo maiale mi sta turlupinando, ma ci rendiamo conto? Magari quel suino è a dieta, vediamo se Messer Bracciola vuole condurci alla vittoria. Messer Bracciola, lei mi sembra un pochino più furbo. Per favore, vi conduca alla vittoria. Messer Bracciola! Ma cosa ha fatto? Il suino ha fatto i figli. Messer Bracciola! Per favore. Guardi che bella. Ok, ok, forse l'ha vista. Ok, ok, ci siamo. Messer Bracciola, venga fuori, però non deve fare l'involtino. Magari un giorno, adesso no, adesso mi deve guidare verso la salvezza. Ok, si sta muovendo. Ok, stiamo riuscendo. Forse prendiamo il tunnel, forse possiamo entrare. Ti prego, entra dentro, sì, sì, ce la stiamo facendo. È un miracolo, stiamo riuscendo a guidare un maia. Tra l'altro quegli altri adesso mi stanno seguendo, che prima non la volevano la carota, ma non ho capito, va bene. Ok, 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 ci sta. Ok, scusate, quell'errore mio. Ci siamo, mi scusi. Ok, raga, Messer Bracciola ci porta a completare il livello. A few moments later. Ok, simpatico mulo, noi ora dobbiamo saltare. Semplicemente saltare, perché altrimenti non riesco a bruciare. Per favore, signor mulo, mi scusi, e lo so, fa male anche a me per... Ce l'abbiamo fatta, siamo defunti un'altra volta. Questi livelli non hanno senso. Qualcosa sta aspettando qui sopra. Ah, e cosa? Cosa sta cadendo dal cielo? Non lo so. Sento un carrello che... Livello 24. Sì, dobbiamo... Dobbiamo inspinarci con un cactus. Vabbè, perché non avessi... Io non vedevo l'ora di andarmi a cozzare contro un bellissimo cactus. Signor cactus, mi punga, signor cactus, lo faccia, mi punga, mi ripunga, tripunga. Ecco, siamo morti punti da un cactus. Evviva, livello 25. Ma non ho fatto niente. Puoi suonare della musica per me? Ma volentieri. Guardi, c'ho il disco, la metto qua dentro. Cioè, fatemi capire, io devo morire e loro mettono questi sottofondi blues di jazz, cos'è? Cioè, sentite. Dum, 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 cosa devo fare? Devo darmi fuoco. Non so se mi sta prendendo in giro o se va veramente così, ma comunque ce l'abbiamo fatta, siamo bruciati e abbiamo finito il livello. Ah, spawna questi lupi e dai un pugno a uno di loro. Va bene. Signori lupi, però andateci piano perché poi io mi faccio del... Cioè, devo uno alla volta al massimo mi picchiano, non tutti, cioè, uno solo, per favore. Ok, l'ho aiutato. No, non tutti, no, ma fate uno alla volta. Ma basta con sta musica pifferata! Ma è possibile? Cosa devo fare qua? Ah, cosa di... esattamente la cosa di prima. Perfetto, allora. Allora, vediamo di morire con i pigmen. Ok. Livello 30, l'ultimo livello. Qualcosa sta arrivando giù dalla tempesta. Ok. Sì. Cos'è stato? Era un fulmine, cos'è stato? Cosa vuoi che sia? Un fulminaccio ancora!
Ma un ombrellino, qualcosa, un parafulmine, potevamo metterlo sul tetto, quindi becco tutti io. Livello 30 come dato, cotto e fritto, fritto e mangiato, fritto e fulminato, fritto e fulminato. E niente signori, questi erano 30 modi per morire su Minecraft. Io spero questa mappa vi sia piaciuta. Vi ricordo che se vi siete persi qualche video di avventura vi lascio la playlist qua sotto tra i commenti, così magari potete cliccare e vedere anche le avventure del bolso che ha fatto quando ha bruciato l'hotel, eccetera eccetera. Noi ci vediamo in un prossimo video, qui da Next è tutto, bella raga.